Ciao ragazzi, allora oggi sono qui a Fontanelice, in provincia di Bologna. Qua siamo sull'Appennino tosco-emiliano, no? Tosco-emiliano. Sull'Appennino tosco-emiliano ci sono anche storie di lupi, eccetera. Sono venuto a portare una femmina da Samuele, che tanto gli ho già portato una coppia di cuccioloni da guardia che se la stanno già cavando bene. Lui ha grande passione per i cani, lo vedete anche lui con lo stemma della Federguard, è diventato già un mio educatore di cinofilia naturale. Adesso si sta preparando anche per il percorso che farò poi da fine settembre verso ottobre per ottenere il titolo di consulente cinofilo per cani da guardia. Allora, come faccio sempre, siamo qua, fa un caldo della miseria al sole, siamo però di fronte a un panorama meraviglioso. Vorrei che lui vi spiegasse, vi dicesse un po' bene come si è trovato finora con la coppia che gli ho portato, ma lui un argomento al quale è sensibile, siccome ha avuto altri cani, che vi vorrei che vi parlasse la differenza che c'è, Samuele, fra i cani in generale e questi pastori dell'Asia centrale aborigeni, tu che sei così appassionato di studiare un po' quali sono le interazioni, i comportamenti. Sì, devo dire effettivamente che mi sono trovato con questa nuova esperienza del pastore dell'Asia centrale aborigeno di fronte a qualcosa di veramente nuovo, veramente incredibile. Ho provato per la prima volta questi cani e mi sono subito reso conto che erano cani diversi da tutti gli altri, soprattutto per quanto riguarda il loro equilibrio mentale. Veramente mi sono reso conto che sono cani di estremo equilibrio e davvero capaci di gestirsi abbastanza autonomamente all'interno di un territorio fin da subito. E a differenza degli altri, hanno capito immediatamente quali erano le coordinate ambientali, chi era il datore di cibo, quali erano le postazioni da controllare, dove erano i luoghi sicuri dove loro dovevano posizionarsi per ricevere il cibo. Sono stati cani che veramente per la prima volta in vita mia mi sono reso conto che c'è tanto da imparare, anche quando sono molti anni che si lavora con i cani c'è sempre qualcosa da imparare, soprattutto per quanto riguarda i cani moderni che attualmente hanno perso per quanto riguarda i loro istinti e le loro capacità antiche molto del loro naturale modo di comportarsi anche nei confronti dell'uomo. Quindi veramente io, ragazzi, vi consiglio di provare questi cani perché sono incredibili. Ecco, Samuele, volevo per finire dire, intanto Samuele è una soddisfazione lavorare con lui perché è un laureato in agraria, specializzato in enologia, ma poi tu hai fatto anche dei percorsi importanti, no, di cinofilia, che sì, sono durati anni, no? Sì. Ecco, se tu dovessi solo dire in sintesi un po' la differenza che hai trovato fra questi percorsi ufficializzati, ormai divulgati in tutti i modi, e la cinofilia naturale, che molti guardano ancora un po' dall'alto al basso, stanno un po' alla finestra, tu cosa diresti in sintesi? In sintesi direi che è l'unico approccio fino adesso che ho conosciuto che mette realmente al centro i bisogni del cane. Quindi si parla tanto anche nei percorsi che ho fatto presso altre scuole di cinofilia di questo antropocentrismo, ma in realtà si pratica antropocentrismo in modo puro, soprattutto nell'applicazione pratica di questi corsi, mentre in realtà mettere il cane al centro e fare ciò che è importante per il suo benessere e le sue esigenze è tutt'altro che stimolare continuamente il cane e richiedere continuamente al cane delle cose che solo noi umani possiamo concepire, perché il cane è il cane, certo. È una specie. E ultima cosa, questa cinofilia naturale poi in pratica ti ha già aiutato magari a risolvere qualche problema, organizzarti meglio con i cani? Cioè tu, al di là di averla studiata, la stai utilizzando? Ma diciamo che io mi sono approcciato alla cinofilia naturale prima ancora di prendere la coppia di Asia, sì, certo. Quindi l'ho applicata innanzitutto sui cani meticci che avevo nella proprietà. Mi sono veramente reso conto di cosa vuol dire per un cane stare bene dopo poco tempo, anche solo con qualche accorgimento. Quindi non è sempre detto che tutto questo creare complicazioni in quello che può essere la comprensione del cane porti poi profitti reali nella gestione, ma soprattutto benessere al cane.
Io ho notato che con pochi accorgimenti importanti, etologicamente validi, si può veramente fare il bene dei propri cani, ma lo vedrete dagli occhi dei vostri cani che vi guarderanno veramente con occhi diversi. Quindi il motto è un po' imparare, magari non tante cose, però a fondo, imparare a applicarle bene si ottengono i risultati. Esatto. Va bene, esatto. Ciao ragazzi, mi è piaciuto fare questa intervista, vi salutiamo qui, adesso poi ci mettiamo all'ombra perché stiamo cuocendo. A presto. Ciao, ciao.